Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone, sempre in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero, rappresentate da Assocamerestero. Dopo il focus che abbiamo fatto su vari paesi, ricordo Vietnam, Brasile, Regno Unito, Cina, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Singapore e Ungheria, oggi continuiamo in questo nostro percorso di esplorare, sempre grazie a dei testimoni privilegiati, paesi nei quali l'internazionalizzazione può rappresentare realmente una grande opportunità per la ripresa delle nostre piccole e medie industrie, facendo leva sull'attrattività del Made in Italy. Oggi parliamo di Spagna, un paese che, non prendendo in considerazione gli ultimi accadimenti dovuti alla pandemia Covid-19, ha avuto una buona ripresa economica e il PIL negli ultimi anni è cresciuto ad un tasso medio del 3%, ovvero più di quello di Francia e anche di Germania. Anche il tasso di disoccupazione negli ultimi anni continua a scendere, anche se comunque, ricordiamolo, rimane molto alto e la pressione fiscale di questo paese è moderata rispetto a quella italiana. In Spagna ci sono vari incentivi fiscali per le imprese e anche incentivi agli investimenti, in particolare per favorire l'innovazione tecnologica e il lavoro giovanile e a sostegno delle piccole e medie imprese. Oggi per parlare di questo abbiamo ospite di OK Italia Parliamone il presidente della Camera di Commercio italiana per la Spagna, Marco Pizzi. Buongiorno Pizzi. Buongiorno a tutti. Come Pizzi, stai? Bene, bene. Allora, Pizzi, l'epidemia Covid-19 sta avendo ovviamente impatti anche sulle economie di ogni singolo paese. Nell'affrontare la crisi scaturita dal diffondersi del coronavirus, gli aspetti più importanti sono stati per ogni paese la velocità di risposta e le misure adottate per contenere il diffondersi del virus. In quale modo durante questa emergenza Covid-19 il governo spagnolo è riuscito ad affrontare l'emergenza, ma soprattutto ti chiedo come ha supportato il sistema imprenditoriale delle piccole e medie aziende? Dobbiamo fare una piccolissima premessa che proprio per la similitudine concreta che c'è tra Italia e Spagna, direi che le misure sono state un po' specchio una dell'altra e sono state implementate con la gradualità resa obbligatoria da scoprire come questo fenomeno stava colpendo la società e l'economia. Quindi abbiamo avuto un rincorrersi, in analogia con l'Italia, abbiamo avuto un rincorrersi di misure. E infatti una delle più forti che si fanno che il governo e le misure governative non sono state perfette, ma non hanno sbagliato. Nel senso che andavi a affrontare un qualche cosa di assolutamente nuovo. Come ti dicevo, le misure sono molto simili a quelle prese in Italia. Per esempio, è stato dato grande importanza al sostenere le imprese attraverso una garanzia statale per i nuovi finanziamenti fatti con il sistema bancario e identiche polemiche in Spagna come in Italia su non velocità o tempi comunque... Tempi e modalità. Esattamente. Poi l'altra misura, e questi, c'erano quindi questi crediti garantiti dall'ICO, che è l'agenzia, sì. Che è l'agenzia statale, in analogia un po' con i nostri crediti SACE. Poi l'altra misura molto forte è stato estendere praticamente a tutti la possibilità di ricorrere a quello che è la cassa integrazione locale, che si chiama ERTE, sì. Anche qui con... Qui però devo dire con modalità più flessibili, nel senso che alcune aziende potevano, pur in presenza dell'obbligo di chiusura per ragioni sanitarie, potevano comunque chiedere ai dipendenti i dipendenti dovevano essere loro a proporre quasi la percentuale di tempo che avrebbero dedicato attraverso il telelavoro e quanto invece di ricorso all'ERTE. L'ERTE, come misura appunto simile alla cassa integrazione, ha il problema di avere un tetto di 1.100 euro lordi, quindi se un dipendente aveva un contributo da parte dell'azienda per il telelavoro del 30, andava a dedurre questi 1.100 euro e quindi alla fine netto
quindi la capacità dei consumatori è stata significativamente colpita. Un'altra misura molto importante è stato ovviamente il poter azzerare ogni tipo di penali per la proroga del pagamento degli affitti, quindi gli affitti possono essere spostati fino a 6 mesi senza nessuna penale. Ti interrompo un attimo su questo discorso della similitudine con la nostra cassa integrazione. In Italia, come sai benissimo, ancora molti lavoratori non hanno ancora percepito. Anche in Spagna. No, adesso direi che è stata sistemata. A seconda di come erano registrati nei sistemi pubblici, alcuni dipendenti hanno avuto la possibilità di ricevere questo sostegno dell'ERTE in poche settimane, altri hanno dovuto aspettare tra i 60 e i 75 giorni. Oggi il fenomeno è oggi la cosa è chiusa. Ecco. Non ci sono stati invece, a differenza in Italia, i famosi 600 euro, qui non ci sono stati. Ah, quindi non c'è stata nessuna indennità a libri professionisti? No, sui professionisti, no, non c'è stato. Ecco, ti chiedo un'altra cosa. Qual è la situazione Covid-19 oggi in Spagna? Perché sappiamo che l'Italia è partita per prima, è stata ritenuta da tanti come l'untore mondiale, forse anche subito dopo la Cina. Però in alcuni casi anche come il modello. Assolutamente. Però sappiamo che la Spagna, ovviamente, purtroppo ci ha anche superato in termini di vittime per quanto riguarda il Covid e gli infettati. Ecco, ti chiedo, oggi si è ritornati regolarmente tutti al lavoro, siamo anche lì in fase 3 e successive, o ci sono ancora delle restrizioni? Devo risponderti nì, nel senso che qui quello che è la ripresa o le fasi sono all'interno di un meccanismo chiamato desescalada, sì. Dove a seconda, nelle varie regioni, a seconda dell'impatto che la pandemia ha avuto, cioè, per esempio, le due regioni più attive, ovviamente, la Comunità di Madrid e la Catalogna, sono ancora in una fase 2, quindi con molte attività ancora chiuse o riaperte con molte restrizioni. Ogni pomeriggio aspettiamo di avere novità in questo senso. Ma avete anche lì continue conferenze stampa dove ogni giorno aspettate con ansia le novità? Anche, guarda, come siamo talmente uguali come paesi, cioè, Italia e Spagna si vogliono bene e si rispettano o comunque collaborano in modo così aperto, perché abbiamo gli stessi difetti. Sì, ma infatti Marco, ricordiamo anche che c'è un flusso continuo anche di studenti, per esempio dell'Erasmus, fra Italia e Spagna vicendevole, ma anche di lavoratori spagnoli in Italia e i lavoratori italiani in Spagna, ovviamente. Ma guarda, a me piace chiamarla l'osmosi sociale. Giusto. Nel senso che da 20 anni ormai la Spagna è il primo paese di destino di ragazzi italiani che vengono a studiare in Erasmus e viceversa l'Italia è il primo di spagnolo. Quindi, quegli studenti che 20 anni fa sono venuti in Italia, moltissimi poi hanno trovato una compagna, un compagno, sono nati bambini. Quindi oggi noi diciamo con assoluta certezza che non esiste azienda spagnola che non abbia al suo interno manager o dipendenti italiani e non esiste azienda italiana che non abbia al suo interno manager o dipendenti spagnoli. Beh, questo è molto importante. Altra cosa che però va toccata con mano, che a volte è un vantaggio, a volte è uno svantaggio, svantaggio per il tema del prezzo. Se si fa un passaggio nei supermercati spagnoli, prodotti italiani e spagnoli sono negli stessi scaffali, non sono a parte come prodotti francesi, tedeschi, molti prodotti latinoamericani, chiaro, che sono invece negli scaffali esotici, olio, pasta, le marche italiane e spagnole, che tra l'altro molto spesso sono incrociate, noi compriamo la marca, compriamo l'olio di una marca pensando che sia italiano e invece è spagnolo, o gli spagnoli comprano una marca di pasta italiana pensando che sia italiana e invece è spagnola, cioè è uguale.
Molto bene. Senti, pochi giorni fa, il 15 giugno, quindi veramente si tratta di 3 giorni fa, avete avuto come Camera di Commercio un incontro in videoconferenza, purtroppo ancora, con il nuovo ambasciatore d'Italia in Spagna, che ricordiamo è Riccardo Guariglia, da poco arrivato nel suo nuovo incarico. E Guariglia nel suo discorso ha sottolineato la forte sintonia, appunto, come dicevi anche tu prima, di intenti che unisce Italia e Spagna nell'attuale congiuntura, evidenziando anche come questa crei le condizioni più favorevoli per un ulteriore slancio della collaborazione economica bilaterale. La Spagna, lo dicevi anche tu prima, fin dal periodo scolastico, ma è scelta da migliaia di italiani anche come nuova patria, ricordiamolo, dove trasferirsi magari per trovare lavoro e in tanti anche per trascorrere gli anni della pensione o fare impresa. La Spagna piace per... Ti do un dato, per fortuna che c'è solo a Madrid la comunità italiana è la seconda / terza comunità non spagnola. Siamo superati dai marocchini, sì. E siamo in parallelo con i rumeni. Questo ci fa capire quanto la Spagna piaccia, sicuramente per la sua vicinanza geografica, che indubbiamente aiuta, per la sua vicinanza culturale, perché l'hai detto anche tu prima, abbiamo tantissime similitudini anche tra i paesi, ma anche per una sua fiscalità vantaggiosa rispetto a quella che ovviamente abbiamo in Italia. C'è stata la classifica Doing Business... Che vantaggiosa direi chiara. Chiara, questo è... Perché grosso modo non puoi sperare di venire in Spagna... O comunque non vieni in Spagna per i benefici fiscali. Però hai delle certezze. È semplice, è chiara e ti permette di fare programmi. Giusto. Guarda, dicevo prima, c'è stata ogni anno la Banca Mondiale stila la classifica Doing Business 2020. La Spagna quest'anno si è posizionata al 30° posto nel mondo proprio per la facilità di fare impresa. Il che spiega quindi la grande attrattività che esercita su tutti gli investitori stranieri e soprattutto quello che ci interessa per gli italiani. La Spagna, ricordiamo, è un paese molto dinamico, offre notevoli sostegni a chi vuole fare l'impresa, d'altronde l'hai anche detto prima tu nella tua risposta precedente. Ma ti chiedo, quali sono i vantaggi nel fare impresa oggi in Spagna, oltre alla chiarezza delle regole, come ci dicevi? E quali sono gli scenari di investimento che si stanno delineando e soprattutto quali opportunità per il nostro Made in Italy? Ma allora guarda, la Spagna non ha programmi generici di sostegno a imprese che vogliono, ha invece efficienti ed efficaci programmi specifici. Voglio dire, un'azienda che fa un'attività generica non trova particolari vantaggi, se non quella di trovare un mercato molto recettivo. Invece aziende che si dedicano al digitale o aziende che hanno contenuti innovativi, aziende che favoriscono processi di ecosostenibilità, ecco lì queste trovano specifici programmi di supporto che arrivano anche proprio a fornire per un determinato periodo a un prezzo competitivo uffici o spazi. Cioè, è proprio devi entrare, conoscere, fare la tua analisi di settore e dopo riesci a raccogliere tutto questo. Bene, allora, tu sei presidente di una Camera di Commercio, appunto quella italiana per la Spagna, che non è una Camera di Commercio nuova perché esiste ed è stata fondata nel 1914, quindi una delle Camere di Commercio italiane all'estero storiche. E associate la maggioranza delle imprese italiane più rilevanti in Spagna e da sempre vicina alle nostre imprese interessate a fare business appunto in questo paese con noi confinante. In quale modo avete affrontato e avete reagito a questa pandemia e cosa avete imparato da quanto è successo? Allora, ovviamente siamo stati obbligati per la situazione sanitaria a chiudere, abbiamo dovuto interrompere molti dei nostri grandi eventi che tra l'altro si svolgono proprio in questo periodo. Ricordo che abbiamo questo bellissimo evento che facciamo ormai da 11 anni che si chiama Passione Italia, che è una grande kermesse di piazza. L'anno scorso avevamo raggiunto le 60.000 presenze, numeri veramente notevoli, numeri
Abbiamo avuto un anno come madrina per l'apertura Raffaella Carrà, l'anno scorso c'è stato vari concerti, varie attività, e quindi questa purtroppo è stata interrotta. Cosa abbiamo imparato? Stare molto più vicino, continuare a stare vicino ai nostri soci. Ogni socio è stato contattato, si è valutato con lui in che modo si poteva trovare formule di appoggio o formule di aiutarli a ripensare e aiutarci a ripensare nuovi modelli operativi, perché ovviamente qualcosa cambierà nei prossimi mesi, sia per la riduzione dei viaggi di lavoro, sia per... abbiamo implementato molto le informazioni sulla qualità finanziaria dei debitori, perché se tu vendi, se tu esporti, hai poi bisogno di avere la certezza del pagamento. Quindi anche questo servizio di analisi delle qualità finanziarie del debitore è stato implementato. Sono ovviamente aumentati moltissimi i servizi informativi, perché c'erano tante aziende che avevano esportazioni o processi di movimento a metà strada che andavano coperti. Abbiamo organizzato tantissimi webinar, siamo quasi ormai a una ventina, e lo abbiamo fatto utilizzando un principio di webinar di carattere settoriale. Quindi al momento del turismo riunivamo sia ovviamente i nostri soci, sia attori. Ieri per esempio c'è stato un webinar proprio specifico sul turismo e avevamo come ospiti gente in tutto il mondo, dal Messico al Brasile, proprio per la... E vado abbastanza orgoglioso di dire che a questi webinar raramente partecipano meno di 50 persone, perché la capacità di convocatoria di questa camera è significativa. E avete anche imprese molto ma molto importanti all'interno della Camera di Commercio vostro. Rispetto ad altri, magari altre Camere di Commercio italiane all'estero, voi avete anche dei colossi che sono presenti in... Ma direi che li abbiamo tutti. Direi che li abbiamo tutti. In consiglio abbiamo i CEO o i CEO o i presidenti di ben 6 aziende quotate. Quindi un aspetto... Però questo è ancora legato alla caratteristica Italia-Spagna, ovvero la Spagna non è un paese dove vieni a fare promozione attraverso le emissioni commerciali o attraverso... È un paese dove devi lavorare e collaborare per tenere alto il brand Made in Italy e il brand Italia in generale. Ecco, per cui... Chiedo una cosa, Marco... Ora, superato questo momento dove giustamente ci hai detto che non vi siete mai fermati praticamente per garantire... Sostanzialmente, o meglio, via telematica abbiamo continuato. Benissimo. Superata la fase di crisi, o meglio, in condizioni normali, in quale modo la Camera di Commercio italiana per la Spagna fornisce assistenza agli imprenditori italiani che vogliano cogliere le opportunità di business in Spagna? Allora, abbiamo ovviamente tutto un panorama di sostegno alle aziende. A volte addirittura quasi, può suonare come un paradosso, però a volte quasi anche come disincentivo. Chiaro. Cerco di spiegarmi. Cerchiamo di inculcare nelle aziende che guardano la Spagna, e guardando la Spagna ovviamente guardi a tutta la penisola iberica, perché la collaborazione con Portogallo è enorme, e verso tutto il Latino America, perché poi ci sono tutti dei meccanismi fiscali, organizzativi, legislativi che suggeriscono di avere in Spagna tutta la tua attività. Vado argomento lungo, ma lo cerco di sintetizzarlo. La Spagna ha rapporti trattato per evitare le doppie imposizioni con qualsiasi paese latinoamericano. Quindi spesso addirittura grandi gruppi latinoamericani hanno in Spagna la loro holding di controllo nei loro rispettivi paesi. Quindi c'è tutta una normativa fiscale e giuridica che lo suggerisce. Quindi come disincentivo, perché per
se qualcuno pensa di limitarsi a venire a vendere all'estero, rischia di prendere musate. Se qualcuno invece viene a esportare, allora difficilmente avrà un risultato negativo. Ma la differenza è tra il vendere all'estero e l'esportare. Sembra una battuta, ma non lo è. Conosco tante aziende che hanno provato spot, soprattutto nel periodo in cui erano calati i consumi in Italia, a usare la Spagna come sfogo del loro fatturato. Foglio di riserva, chiaro. Esatto. Queste aziende sono venute magari con atteggiamenti spot e hanno avuto problemi. Tutte le aziende invece che sono venute, e noi come Camera abbiamo aiutate in questo processo, che sono venute con un programma 3-5 anni, vivo in Spagna ormai il pendolare per ragioni professionali, ma vivo in Spagna ormai con regolarità dal 2002, non ho visto nessuno fallire. Si è venuto con un programma a 3-5 anni, un programma concreto, studiato, analizzato, quindi sono importantissime le ricerche di mercato, sono importantissime la ricerca e l'individuazione dei partner più adatti, è importantissimo conoscere il proprio prodotto e sapere quali sono i termini di vantaggio competitivo sul mercato locale e poi godere del fatto che il prodotto italiano in Spagna è estremamente ben voluto, sì. Però è spesso interpretato come un prodotto locale. Quindi l'analisi dei margini è importante. Quindi ecco, ci hai rappresentato un pochino quelle che sono, chiamiamole, delle regole d'oro che un'impresa italiana deve rispettare per non avere sorprese, ce l'ho appena detto. Ma l'ultima cosa che tu stavi affermando, quindi non è tanto importante il Made in Italy in Spagna, giusto? Perché si considera il prodotto italiano come se fosse l'oro? Sì e no. Allora, il Made in Italy è importantissimo perché il prodotto italiano è amato. Tu prima, all'inizio dell'intervista, hai parlato di tutti gli altri contatti che avete avuto e capiamo che... Però teniamo presente che l'interscambio Italia-Spagna è di una portata spesso non percepita. Cioè, dacci qualche numero per intenderci. Allora, la Spagna è... il quarto, o meglio, scusate, l'Italia è il quarto fornitore spagnolo. Cioè gli spagnoli importano praticamente tantissimo. Non c'è un settore che non venga gratificato. L'interscambio è intorno ai 44-45 miliardi. L'Italia esporta per 24 miliardi dalla Spagna, verso la Spagna, importa per 21 e la sola Spagna rappresenta quasi il 6% dell'export totale. Se a questo 6% ci sommi tutto quello che attraverso la Spagna gli operatori muovono verso il Sud America, raggiungi volumi veramente, veramente significativi. Cioè, tieni presente che prima di noi ci sono soltanto Germania, Francia e Stati Uniti e poi arriva l'Italia. Quindi, cioè, numeri importanti. Questo fa sì che questo è la prova provata che il Made in Italy e il prodotto italiano hanno qui un grande successo. Dall'altro lato, però, proprio la facilità di distribuzione ti porta a utilizzare gli stessi canali distributivi che vengono usati dai prodotti spagnoli. E quindi la competizione, in termini di prezzi, sei in parallelo. Non riesci a farti pagare un prodotto il 20% in più perché è Made in Italy. Chiarissimo, chiarissimo. Mentre in altri paesi invece... Anche perché soffri del fenomeno che molti distributori spagnoli vengono direttamente ad acquistare magari in Italia e poi lo rimettono in circolazione a prezzi loro. Ecco, quindi questo è un aspetto sempre da considerare. Però il Made in Italy è non solo amato, ma è proprio cercato.
Molto bene. Allora io ringrazio Marco Pizzi, ricordiamolo, Presidente della Camera di Commercio Italiana per la Spagna. Ringrazio i nostri ascoltatori. Abbiamo, grazie all'intervento, all'intervista oggi con Marco Pizzi, contribuito, speriamo, a fare un pochino di chiarezza su quelle che sono le opportunità per fare impresa oggi in Spagna. Grazie ai nostri ascoltatori, grazie ancora a Marco Pizzi. E appunto... Grazie a te. Grazie a te, perché queste iniziative sono sicuramente molto, molto utili a farci conoscere, perché le Camere di Commercio italiane all'estero, come sai, sono un motore dinamico, estremamente poco costoso per il sistema italiano e fatto da imprenditori e manager che conoscono questi paesi, per cui siamo utili. Date sicuramente un valore aggiunto a tutti coloro che vogliono intercettare le opportunità nei paesi stranieri. Grazie a tutti, appuntamento al prossimo incontro di approfondimento. Arrivederci. Grazie, ciao.